Leonardo da Vinci! Eccolo qua, prego! Ciao, ciao! Raggiungi a tutti il centro per salutare il pubblico che ci sta seguendo da casa. Che ci sta seguendo da casa. Io sto ricevendo tantissime telefonate. Bravo, ma lo sai che non... Ma con grande amore, questo pubblico che mi stima e mi vuole bene, sta riscoprendo un Mario da Vinci diverso. A tutto tondo, io direi a 360 gradi. Che magari hanno visto in teatro con i miei spettacoli. È vero, perché stiamo facendo un viaggio fantastico, grazie alla voce di Mario da Vinci. Guarda che bello vedere Frank Sinatra alle spalle. Stiamo riscoprendo tantissimi artisti, grazie alla tua capacità, e questa puntata la dedichiamo a questo mostro sacro che è qui, che si chiama Mr. Frank Sinatra, che The tu Voice, hai... La voce. La voce che tu hai conosciuto, che tu hai incontrato con grandissime emozioni. Io sono rimasto incantato una sera dopo il Madison Square Garden, che lui diede un grande concerto a New York. Io rimasi stupefatto, così impietrito addirittura, dico: ma è vero che sto vicino a Sinatra, e lo guardavo così. C'era un tavolo enorme, erano verso le 12:30 di notte, insomma, dopo mezzanotte. A New York, dopo il Madison Square Garden. E a tavola c'era un fascino che era stupendo. Sì, perché infatti poi lui non è... Voglio dire, era questa grande bellezza, no? Però... No, ma lui aveva un carisma enorme, capito? È vero. Beh, non a ed caso. È rimasto in mezzo a noi nell'aria questo carisma. È vero. E noi cercheremo un po', da parte mia, nel mio piccolo, da parte tua ovviamente, con la tua capacità. 24-25 anni quasi. Ecco. Stavamo a Broadway, vedi? Eccolo. Musical in Broadway. Dove? Il palcoscenico qua era. Bellissimo. Ecco, questo è con la United Artists americana. Che ricordiamolo, Mario da Vinci, appunto, è stato prima un cantante americano, poi sei venuto in Italia, a Napoli, a cantare. Quindi è venuto un po' come un po' forse Mike Buongiorno, no? Posso fare questo parallelo, no? Che ha fatto... Siamo italo-americani. Italo-americani, sì, esatto. Allora... chiamiamolo un po' i nomadi del teatro internazionale. Senti, allora cominciamo questa puntata, cominciamo a cantare e canteremo una... tu canterai, io dico canteremo, uso plurale, mi metto anch'io, una canzone bellissima che è Johnny Guitar, però prima ci sembrava... Dall'omonimo film. Sì, Johnny Guitar. Johnny Guitar. Io credo che era giusto però dare il là con una canzone che è stata cantata da Frank Sinatra in maniera fantastica in tutto il mondo, che è Strangers in the Night. Quindi via con la puntata di Frank Sinatra con Strangers in the Night e poi Mario da Vinci in Johnny Guitar. Prego, Luigi. This is a song that came by way of request. I haven't done this song since I was 15 years old. Oh, that's a long time ago. Shoot. Suona per me, my Johnny. Parlare al cuore con dolce amore, tu sai. Voglio dire da te, oh my Johnny, che vuoi bene a me, soltanto a me. Ti seguirò e t'amerò accanto a te, io resterò per sempre. Johnny Guitar, per me tu sai cantare, sono tu. Oh,
vedo solo te, Johnny accanto a te io resterò per sempre. Johnny Guitar, per me tu sai cantare. Sono tu. Scusami Mario, ma da qua viene, scusa che io faccio questo, faccio il discolo, ma da qua viene poi a Napoli si dice Giovanni con la chitarra. Giovanni con la chitarra. Ah sì, la coppia la chitarra scende per tu. No, Carosone, questa qua. Carosone, Carosone era il re di... Certo, che attingeva appunto dall'America. Di fare e quindi... queste canzoni a parodie, insomma. Vero, mi veniva il dubbio e tu mi hai confermato che era così. Allora, andiamo avanti con questo nostro viaggio dedicato. Il ritornello era... O chiamano Giovanni la chitarra, ma farò pazzare le canzoni. È la versione napoletana di Johnny Guitar. Allora, Frank Sinatra, questo grandissimo artista, italo-americano anche lui, perché poi fece fortuna appunto in America, ma aveva radici italiane. E questa canzone che adesso ci andiamo ad ascoltare è anche questa, una versione italiana, è Vorrei danzar con te, I Called Have Dance with You. Bellissimo. Questa qua è un'altra canzone. Gin Kelly e Fred Astaire. Fred Astaire, Gin Kelly. E noi ce l'ascoltiamo nella versione italiana. Inizia a cantarla, come sempre facciamo in queste nostre puntate. Ci piace far duettare Mario con questi grandi artisti. Inizia Frank Sinatra con la versione americana. E poi Vorrei danzar con te, Mario Da Vinci. Prego. Could have danced all night, could have danced all night, and still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done before. Vorrei danzare con te, la notte e il dì così, e stringerti con me. Insieme a te cantar, vicino a te sognar, perché sei tu la. Sognare così, vorrei danzar, danzar con te.
volontà di miei pensieri nel cielo per aspettare l'eternità. Vorrei sognare con te, ma per sognare così vorrei danzare, danzare con te. Fatto ballare con Fred Astaire, bellissimo. Beh, penso che se Fred Astaire t'avesse visto così elegante avrebbe detto: ok, Mr. Da Vinci, lei può ballare anche con me, danzare con me. Bellissimo, canzone fantastica, canzone eccezionale anche nella versione italiana, devo dire. Non perde molto la versione italiana rispetto a quella americana, che sai, alle volte Le trasposizioni perdono, invece no, sempre c'è una bella orchestra anche qui, perché tu hai registrato queste canzoni con un grande maestro, con una grande orchestra, no? Vogliamo ricordare? Orchestra, diciamo, di jazz, orchestra di blues, insomma, molto perché tu devi sentire certe cose anche nella musica, se no non viene fuori niente. Però io volevo sempre dare onore infatti. A un grande che abbiamo a Napoli, che è ancora vivente, tranquillo, sistemato, e lo bacio, che è il maestro Iglio, grandissimo sassofonista. È vero. Allora, in questo viaggio, in questa puntata dedicata a Frank Sinatra, però non possiamo non ricordare quello che poi viene considerato un po', ovviamente, il suo antagonista, e parlo di Dean Martin. Dean Martin. Simpaticissimo. Simpatico, sì. Anche lui, poi italo-americano, no? Anche lui era... Sono tutti italiani, ecco. Sì. Chiariamo una cosa, Sinatra è siciliano, insomma, è di Catania. Tutta la famiglia andarono come noi emigranti, sbarcammo a New York, e nacque anche Sal, certo, e qualche figlio mio che stava con me in quell'epoca, Francesco, Gino Da Vinci e tanti altri. Certo. Senti, questa canzone, appunto, ti dicevo, volevo farti duettare con Dean Martin. Parliamo di questa canzone che si chiama Blue Moon, nella tua versione Malinconica Luna. Bellissimo. Canzone fantastica, adesso ci vediamo questo bellissimo Dean Martin, simpaticissimo, è vero, lo vediamo anche in questa canzone. E poi sentiamo Malinconica Luna con Mario Da Vinci, che duetta appunto con Dean Martin. Prego. Blue moon, you saw me stand alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really careful. Blue moon, alida luna, perché sei tanto triste, cos'è che non risplendi per me? Blue moon, tu puoi vedere nel mio cuore la delusione d'amore. Questo mio grande dolore. Sai che baci mi sapeva dare, ed anche tu non puoi dimenticare, forse tu senti la malinconia.
forse tu sai che non ritorna più. Now I'm alone, alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Tu vuoi soffrire con me? Luna insieme a Dean Martin, nemico acerrimo, c'era questo dualismo? Sì, ma stavano sempre insieme, loro fecero un clan con Grand Ford, Sammy Davis, Dean Martin, capitanato da Frank Sinatra. Quindi poi alla fine sì, c'era. Si volevano bene, sì. Ma tu sai il palcoscenico è questo. Certo. Chissà si chi la carandera e faccio successo di Sinatra quando hanno. Ma io ti voglio bene. Ma quando uccidono chi? Il teatro è questo. Sì, ma poi alla fine credo almeno per me non è così. Sì, assolutamente, ma credo che poi queste rivalità facciano anche bene per il pubblico, si creava ovviamente. Senti, allora, invece adesso andiamo a parlare di quest'altra canzone bellissima, Woman in Love, in italiano, Perché tu non vuoi. Sì, perché tu non vuoi, perché tu non vuoi. Anche qua, anche se questa è la puntata dedicata a Frank Sinatra, ci piaceva poi anche parlare di Adriano Celentano. Adriano Celentano che portò poi queste canzoni americane in Italia, no? Le cantava anche lui. Allora io nasco proprio a Milano come diciamo cantante negli anni 60 all'inizio, sì. E lui iniziava a fare il clan Celentano, anche è vero, lui a proposito si accingeva a fare il clan in Italia con Don Bachi, sì. E tanti altri, insomma. È vero. E qua invece prendiamo un'esibizione non di poco tempo fa di un Celentano in un programma televisivo della Rai, dove tra l'altro si fece male alla gamba e cantava questa canzone da fermo seduto con la gamba ingessata. La canzone è Woman in Love e poi la ascoltiamo nella versione italiana bellissima di Mario Da Vinci, Perché tu non vuoi. Cominciamo con questo Celentano in americano a Woman in Love. E il cielo la potrebbe invidiare. Perché vuoi allora il tuo cuore ingannare? No, non soffrire, non negar, non mentire, ma devi allora il tuo amore dolcemente così, e il mio sguardo sfuggì, non puoi tu, negli occhi tuoi una luce io vedo brillare, che il cielo la potrebbe invidiare.
allora il tuo cuore ingannar. No, non soffrir, non negar, non mentir, ma devi allora il tuo amore confessar. Perché tu non vuoi? Perché mi fai, perché mi fai queste cose? Che bello. Allora, questo Frank Sinatra, questo personaggio veramente, ma secondo te, ecco qua, vedi, questa è una foto, se possiamo vederla magari a tutto schermo, è bellissima, l'ho presa perché ci sono tutti i Frank Sinatra di tutte le età, da quando ero ragazzino, guarda, i disegni di tutte, diciamo, le fasi della vita di Frank Sinatra, che poi purtroppo è scomparso. Lui nacque nel New Joyce, sì, di New York, insomma. Abbiamo una foto anche, dove c'è Atlantic City. Ecco, questa è la tomba. La mamma lo portava nei vari ristoranti, in vari locali, quando era ragazzino, e lui cantava, diciamo, da posteggiatore. Poi andò in orbita perché era un grande. Insomma. Perché era un grande, sì, ma poi era anche un grande comunicatore, perché appunto al di là della voce, The Voice, ma era uno che conduceva programmi, era simpatico, era brillante, quindi era una grandissima... Era uno che manava pure in mano. Sì? Sì, come no. Ma non con te? No, con me no. Senti... Oltretutto ero un ragazzino quando lo vedessi in America, insomma, i miei primi anni. Senti, allora chiudiamo quest'altra puntata, anche questa divertente, carina, c'è di tutto in questa mezz'oretta che passiamo insieme, con una canzone che si chiama September Song. September Song, sì. Che poi invece in italiano è semplicemente settembre. Settembre, sì. E il mese, secondo me, è il mese più bello. Ah, è sì? Un mese romantico, fa un po' freschetto, un po' caldo, insomma. Ma non fa io freddo. Io lo preferisco. Sì, sei di quei tipi. Ma io immagino che tu nella tua vita avrai fatto probabilmente anche le vacanze settembrine, perché ovviamente d'estate si lavora, concerti. Le mie vacanze le passavo sotto agli alberi, dopo gli spettacoli, tu sai benissimo, che fai lo stesso mestiere mio, e quindi non faccio il cantante. La sera dopo cantare io mi sedevo con i miei ragazzini, mia moglie portava un bel tavolino così sotto gli alberi, ci godevamo il fresco e vedevamo i fuochi da lontano. E mia moglie faceva la parmigiana, la famosa parmigiana con tutti i miei figli intorno. Io approfitto sempre per salutare la tua gentile consorte, la signora Nina, a cui mandiamo un grosso bacio. E casomai, me puoi dire alla signora se fa una bella parmigiana, vengo a casa anche io. Non dire questo, perché il santo viene a casa e dice: mamma, la compagnia vuole una bella parmigiana fatta a te. Aspiterina! No, è vero, perché e poi quando stavi in teatro, Beniamino Maggio, Martira, Anna Walter, certo, Torino Mattera, tutti i miei colleghi che stavano con me, ma quando viene tu hamburgo, purtroppo tuo furno, la parmigiana. Bene, amico, sta arrivando, signora, no? Che bello, si passa da Frank Sinatra alla parmigiana. Maria del Monte stava con me, è vicino alla Brescia, Graziella Marina, un sacco di artisti, Luciano Villa. Poi parleremo, un'altra puntata, se avrete la pazienza di seguirci, un'altra puntata sarà dedicata anche alla sceneggiata di Mario Da Vinci e alle famose commedie di Mario Da Vinci. Dei filmati di quando ero proprio ragazzino, magari li faremo vedere. Più in là. Adesso invece chiudiamo questa puntata appunto con September Song, settembre cantata da Mario Da Vinci, ma ovviamente September Song cantata inizialmente da Frank Sinatra. Prego. When I was a young man courting the girls, I played me a waiting game. If a maid refused me with tossing curls, I'd let the old earth take a couple of whirls. Wow.
Settembre passa e va, con tutti i miei sogni e l'inverno.